Allora, vorrei far passare un concetto assolutamente importante. Ho parlato in questi giorni e continuerò a parlarne per cercare di togliervi dalla mente la possibilità o il desiderio o la voglia, come ogni anno, di rimandare, di procrastinare, di fare tutto a gennaio. Ma anche chi è già da mesi in consulenza o chi si cinge adesso, evitate di fare delle domande idiote del tipo: ma non posso sospendere la dieta per 15 giorni? La cosa che voi dovete capire assolutamente è che è fondamentalmente, concettualmente sbagliato pensare di strafare per 15 giorni. Capite che l'impatto è devastante, oltre che metabolicamente, anche per la mente? Cioè, se voi staccate il cervello dal 20 di dicembre al 7 di gennaio e lasciate libera la bocca di riempirsi di ogni cibo che in quei giorni circolerà abbondante su tutte le tavole, capite che poi è un disastro rimettersi in carreggiata? Capite che non ha nessun senso? Capite che tutta la gente che è in forma per tutta la vita in quei giorni mangia regolarmente, se non il 25, il 31 e l'1, concedendosi un pranzo umano? Invece voi siete disumani a pensare che per 10-15 giorni volete sospendere e aprire le danze e darvi alla pazza gioia culinaria. È questo che dovete capire, questo è un passaggio fondamentale da capire. Non si può per 15 giorni fare tana liberi tutti, è sbagliato fondamentalmente, concettualmente, ma per la vita, non per perdere peso. Non potete abbuffarvi, ingozzarvi e lasciarvi andare senza limiti e senza freni per 15 giorni. 3 giorni sono le feste di Natale per poter mangiare, tutti gli altri sono un surplus che dovete evitare. Ficcatevelo nella testa.